Ciao a tutti, buon pomeriggio! Che bello, finalmente siamo insieme! Oh mio Dio, non ci credo! Ci siamo, una nuova diretta, siamo tutti insieme. Ciao Antonio, ciao Annalisa, ciao Simo! Buon pomeriggio! Certo, facciamo un po' di eco, Umberto, sì? Ok. Perfetto, buon pomeriggio, bentornati e qui, insomma, su Humor's Channel per questa fantastica diretta. E niente, io oggi sono con voi, c'è la doppia visuale, ciao V, ciao MB Cataldo, ciao Bisbetica Diabetica, che bel nome, mi piace. Ciao Andre, buon pomeriggio. Allora ragazzi, oggi, come vedete, allora abbiamo un assistente virtuale che ci aiuta a vedere meglio le cose. Cioè, se adesso riuscirò a farvi vedere meglio questa cosa, veramente, se non esco fuori dal primo piano, ce la posso fare. Ok, non ce la faccio. Comunque, abbiamo finalmente il nostro cucciolone che è pronto. Dovremmo cominciare a dipingerlo, ma prima oggi vi faccio vedere come sto procedendo per creare appunto i piedi del drago. Cioè, io ragazzi sono basito, sono troppo felice di questa cosa. Ciao Simona, ciao Meridì. Sono troppo felice veramente perché mi piace un sacco come sta venendo. Sto cuocendo le unghiette che sono quasi pronte. Nel frattempo mi finisco di fare questo piedino, insomma. Ma lui come si chiama? Ragazzi, il nome delle creazioni arriverà quando, al momento giusto, quando praticamente sarà terminato e niente, avremo... Me lo dirà lui? Oppure lo deciderete voi? Ciao Annarella, amore mio, come stai? Che palle ragazzi, è cosa brutta che non posso vedere le mie amiche, i miei amici, cioè veramente una cosa brutta. Ci vediamo solo in videochiamata praticamente, cioè... A proposito Anna, più tardi ci dobbiamo vedere, eh? Ragazzi, allora oggi abbiamo una novità. Praticamente, se volete, potete... No, Andre, non ho visto. Poi mi fai vedere in privato, mandami in privato, perché io avendo tantissimi amici su Facebook, eccetera, eccetera, o Instagram, non mi arrivano tutte le notifiche di tutti quanti. Freya sta benissimo, sta dormendo a quest'ora, ragazzi. Freya sta nel pieno del sonno, sotto il plaid, cioè non vuole sapere nulla praticamente. Comunque dicevo, c'è una novità. Allora, se andate sul gruppo, intanto vi invito a fare magari uno screen sul vostro schermo, se volete condividerlo su Instagram con una stories che state vedendo la mia live e invitare un po' di amici, così chiacchieriamo tutti insieme. In questo momento sto facendo un po' di ossicine delle nostre, delle falangi e delle falangette. Bravo Ander, bravissimo, visto che stai a casa, penso, immagino, sei a casa anche tu adesso, giusto, dal lavoro? E in pratica dicevo, potete venire in diretta con me adesso oggi su questo lato qui, appunto qui. Adesso ho messo la telecamera, però se volete praticamente potete cos'è quel bordello lì sopra sul letto, c'è un casino assurdo. Comunque potete venire in diretta con me e chiacchieriamo insieme se vi va. Basta scaricare l'applicazione House Party e iscrivervi e accettare e cercarmi, insomma, come Humor's Channel, oppure andare direttamente sul gruppo Humor's Family di Facebook, dove ho messo il link dove potete aggiungermi. Perfetto, per ora stai a casa, quindi siamo un po' tutti nella stessa situazione. A me, vi dicevo, non soffro tantissimo questa cosa perché sono abituato a stare in casa spesso, a lavorare da solo, a stare solo, anzi più sto da solo forse meglio è certe volte. E ovviamente mi mancano i caffè con le mie amiche, con i miei amici, la telefonata, scendi, ce ne va a prendere un caffè, è fantastico. Ciao Sara! E niente ragazzi, quindi vi dicevo, potete venire in diretta con me, magari chiacchierare un pochettino, se vi va, eh? Perché secondo me è una bella cosa. Giustamente, se state col telefonino a vedermi la diretta, non potete fare la videochiamata, quindi se avete un telefono, eccetera, eccetera, eccetera. Potresti chiamarlo Silbert? Non lo so, guarda, vediamo un po'. Non sai come ti invidio. Aspettiamo un po' che sarà finito. Io presente lo faccio sempre, è vero, è vero. Quindi se mi guardate dal telefono è un po' difficile che riuscite a venire in diretta con me. Quindi o state in diretta con me oppure appunto potete guardare la live. Però se avete un computer a portata di mano potete... È vero, è vero. È vero, andare... Mi manchi, mi manchi, mi mancano tutti i tuoi aggiornamenti. Che Anna sa sempre. Io, ragazzi, a Natale ad Anna ho regalato un portachiavi con lo stregatto. Perché lo stregatto è quello che ha sempre risposte a tutto. E lei ha sempre la risposta a qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, qualsiasi tema. Cioè, è incredibile. Tipo, mi serve una cosa, lei sa dove prenderla. Anna, devo adottare un gatto. Ok, aspetta, chiamo io, vedo io. Capito? Tipo, queste cose qui.
Fantastica, fantastica. Infatti immaginavo. Ciao Roberta, chi è comunque dal cellulare non può venire in diretta. Io ho invitato Ninuzza, ma siccome c'è il sole, ha detto voglio stare un po' al sole oggi pomeriggio, vengo in diretta a guardare la diretta, ma mi sto un po' al sole. Giustamente c'ha ragione, ragazzi. Ha ragione anche Nina. Prende un po' di sole, sta un po' tranquilla. Che abbiamo un po' bisogno di tranquillità in questo momento, visto noi siamo un po' fortunati, visto che abbiamo il terrazzo, lei addirittura il giardino, io ho un terrazzone, quindi stamattina mi sono messo a prendere sole anche io, anche se adesso si stanno volando, c'è un tempo di merda, quindi assurdo, assurdo davvero. Niente, raccontatemi un po' cosa state combinando in questi giorni, magari chi non è venuto nelle dirette l'altro giorno magari mi può dire cosa sta facendo, vediamo un po' se riesco a mettere un po' più a fuoco. Qui piove, Sara dice che piove, oggi piove, il tempo autunnale fa anche freschino. E in realtà guarda, qui stamattina io sono sceso con col giubbino e la maglia a maniche corte sotto e niente, vi giuro che guardate che figata se riesco a fare questa cosa. Allora, io per fortuna ho un cortile, il mio cane lo sto facendo passare il tempo così visto che le passeggiate sono brevi. Immaginavo, immaginavo, immaginavo. Ok, è fantastica questa cosa, questa telecamera che il mio bellissimo gimbal della DJI che mi segue ovunque. Quindi adesso se dovrebbe andare giù, se io vado giù, giusto? O è andato giù il massimo? O si è confuso? No, si è confuso perché c'è anche un altro piede uguale lì sotto. Vabbè, comunque, questo è. Stavo facendo un po' di prove, raga. Perfetto. E la tua amica di miniatura Italia in che senso? Nina? Intendi Nina, la mia amica di miniatura Italia? Non è solo la mia amica di miniatura Italia, l'amica di sempre. L'amica creativa, ci sentiamo 80 volte al giorno. Cosa ne pensi del flash mob allegri musicali che stanno a Napoli? Mary, riguarda, io sono rimasto scioccato. A parte che li hanno fatti in tutta Italia, non solo a Napoli, però ragazzi, a Napoli c'è stato un qualcosa di assurdo. Veramente sembrava di stare a un concerto. È stato veramente bello. Anche ieri sera ne ho filmato uno quando sono sceso a fare la spesa. Ovviamente con autocertificazione, mascherina e guanti. E ho anche sgridato un po' di persone che erano lì ferme senza fare nulla. Molto spesso sentiamo oggi, al giorno d'oggi, di prestare attenzione agli anziani, a non farli uscire, eccetera, eccetera, ragazzi. Molti anziani però sono soli in casa. O magari hanno i figli lontani, eccetera, che lavorano lontano, non si rendono conto della gravità della situazione e continuano a uscire, ragazzi. Io non so più come fare, l'ho detto a un sacco di anziani per strada. Ma, ragazzi, è veramente una cosa assurda. Non sembra che non hanno interesse, come se non per loro fosse nulla. Ho capito che loro magari hanno vissuto il periodo di guerra, però il virus è una cosa invisibile. Cioè, non lo possono vedere né prevedere se c'è nell'aria, se qualcuno ha tossito. Come quando dicono: no, la mascherina devono metterla soltanto quelli infetti o presunti. Ok, ma se uno davanti a me sta tossendo, ok? E il vento porta da me tutti i suoi germi e io non ho la mascherina, ragazzi, mi becco qualcosa che sia un'influenza o appunto il virus. Quindi di conseguenza io la mascherina la indosso comunque e sempre. Io sono un balcone, i miei cani con sto tempo bellissimo stanno sempre a prendersi il sole. Dicevo per Debra, mi pare sì. Ah, Debbie! Sì, anche Debbie. Non so se c'è adesso disponibile. Ci siamo visti prima in videochiamata. Abbiamo giocato un pochettino al gioco che c'è appunto su House Party, perché si possono fare anche dei giochini divertenti musicali, anche se sono solo in inglese per il momento. Mi sa che mia nonna ha recluso mio nonno in casa lui per avere 80 anni, un nonnino molto attivo, ma guarda, tutti i nonnini della nostra età, di questi tempi, bene o male, sono molto arzilli, e meno male, per carità, però non, è come se non avvertissero il pericolo, ragazzi, ne vedo veramente troppi per strada. Una cosa che mi è piaciuta molto, per esempio, oggi, ho visto una signora che urlava da sopra al balcone dicendo a della gente: non dovete andare a casa. Non voglio essere razzista, ma la maggior parte, ecco, sono anche extracomunitari, sono persone di colore, e stanno lì, chiacchierano. E io non so veramente perché non se ne fregano nulla. Esatto, Sara. Quindi automaticamente se tu non metti la mascherina e qualcuno fa una tosse e il virus a un metro, 2 metri viaggia, ce l'hai avanti a te una persona che tossisce, ti arriva automaticamente addosso una vrangata di
di germi e batteri, che può essere anche una semplice influenza, per carità. Quindi anche in futuro, quando tutto questo sarà passato, facciamo attenzione, veramente, perché io non lo so. Boh, cioè. Io già normalmente porto nella mia borsa la mucchina, quella del gel disinfettante, già normalmente, in periodi di magra, insomma. Ok. Come sta venendo il pedino? No, non lo capiscono. A me dispiace che poi la gente dice, ma non stiamo attenti ai nostri anziani, ma molti sono veramente impossibili da tenere in casa. A alcuni piace proprio uscire perché loro quello c'hanno, ragazzi, cioè non glielo possiamo andare a togliere. Però purtroppo i tempi ci dicono che dobbiamo stare a casa. Questo è. Ok, facciamo un altro po' di righine di appunto per simulare un po' la pelle. Penso che con questa ci siamo. Vado a spegnere il forno. Facciamo raffreddare un pochettino Qual è il vero pericolo? Antonio, il vero pericolo è che ci prendiamo. In che senso? Lo stai dicendo davvero? C'è il pericolo che possiamo ammalarci con quello che c'è in giro adesso. O tu sei in una zona dove non c'è nulla. Cioè, oramai è ovunque, ragazzi. Solo in Antartide non c'è. Sono bianchi come queste delle zampine delle, bra delle zampe delle, bra delle mani, insomma. Sono così. Trasparenti col fumo traslucente. Ok, qui ci siamo. Andiamo a fare il nostro secondo piedino. Ciao, Chiara. Buon pomeriggio. Good afternoon. Ho capito, è pericoloso lo stesso, Antonio. Vi ho visto, è veramente al limite di tutto, veramente non si può più non pensarci e non si può più far finta di nulla. All'inizio ci hanno scemuniti col fatto sì, no, prima ci hanno allarmato, poi e tutti quanti stavamo preoccupati, poi ci hanno detto che era solo un'influenza. E poi ci hanno detto che era di nuovo pericolosa. E poi ci hanno detto di nuovo che era così. E poi colì e poi colà. Noi ci siamo scemuniti. Alla fine, per molte persone, è una semplice influenza, ragazzi. È una semplice influenza. Ciao, Pinnag78. Pinnag78. Sto creando le zampe di un drago. E ci hanno un po', diciamo, fuorviato. Noi stavamo tutti convinti, tranquilli. E non abbiamo agito abbastanza in fretta, perché sennò a quest'ora non c'era tutto questo patatrac, secondo il mio modesto parere. Sì, Annalisa, ovviamente è cosplay, ve la faccio vedere, eccola qui. È cosplay. Io oramai uso solo questa. Abbiamo la fortuna comunque di collaborare, di essere ambassador io, Nina e altre due persone, se non sbaglio, qui in Italia. Ogni tanto ci mandano i pacchi di cosplay, insomma, questi ce l'hanno mandati sia per Miniature Italia che per noi, insomma. È il colore numero 13 che dovrebbe chiamarsi, l'ho detto anche ieri nella live di ieri, Reborn Beige, quindi è il classico colore carne, bene o male. Ciao 3D Lumps! Ehi là, zio Franco, buon pomeriggio. Quanti siamo oggi? Che bello. Adesso zio Franco viene a cazziare, eh? Che non avete messo il like al video. Quindi vi ripeto, se volete venire in diretta con me e chiacchierare, potete farlo tranquillamente scaricando House Party. Ciao Tammy, hello dear. Quindi dicevo che oramai è fatta, raga. Quanti di voi pensano che non finirà il 3 aprile questa reclusione? Tutti? Perché penso che, ragazzi, veramente non finirà il 3 aprile la reclusione, questa qui di stare in casa. Penso che si protrarrà un bel po', perché solo così oggi abbiamo avuto leggermente meno casi, eh? Ecco, vedi anche Roberta, io non ci credo infatti manco io che finirà il 3 aprile. Anche le scuole, ragazzi, veramente non so come faranno questi ragazzini ad andare a scuola a luglio praticamente. Se riprenderanno o faranno prima o riprenderanno l'anno prossimo e faranno delle sedute pomeridiane. Esatto, Sara, esatto.
Io la penso esattamente così e penso che non è finita qui, penso che ci sarà altro dopo ancora, dobbiamo rimetterci in piedi, l'economia, il tutto, cioè sarà veramente un casino ricominciare. Finché non ci c'è un cane in casa non finisce esatto. Ma io ho saputo molto probabilmente che domani, cioè lunedì, scusatemi, arriverà proprio l'esercito anche in città. Ciao! Elisa o Misco che mi guarda perché io devo avere. Non mi rendo conto. La cosa bella è che con la cosca, ragazzi, stai tranquillo. Che veramente non c'è bisogno manco di fare i piedi per forza con l'armatura all'interno. Entrambi? Viamo, viamo, raga. Cioè, vi giuro, io mi ero messo in testa di fare un viaggio questa primavera oppure l'estate. Volevo fare un po'. Volevo, la tappa finale era andare tipo, che ne so, a Milano, no? Però passare per la Toscana a salutarvi, fare un pomeriggio con voi. Volevo fare un sacco di cose, cioè, che pizza. È brutto perché, come dicevo prima, noi creativi siamo abituati a stare soli in casa, siamo abituati a comunque a passare ore e ore, anche 2 o 3 giorni in casa senza uscire. E quindi non ci pesa tanto, ma ci pesa il fatto che ci viene vietato, quindi. Se vogliamo non possiamo scendere. Fantastico. Cioè, non ci sono veramente modi e parole per descrivere il tutto. Ok. Allora, se vi ricordate, io ho sempre fatto questi vortici sulla pancia delle mie creazioni, dei miei draghi, di tutte le mie creazioni. Allora mi sento sto giro, al posto delle impronte digitali, le faccio, al posto delle appunto classiche impronte, le faccio sui ditoni dei piedi. Non so perché. Sì, ragazzi, anche perché per esempio in Spagna ho saputo che hanno bloccato tutto anche lì, anche i negozi, e una mia amica che lavora lì mi ha spiegato che lo stipendio sarà comunque pagato a tutti quelli che non stanno lavorando, metà dallo Stato e metà dal datore di lavoro. Quindi c'è un grande aiuto già in questo. Quindi io veramente non so cosa costi, tipo che ne so, creare dei soldi alla zecca di Stato, createli e dateli a sti poveri cristiani che non possono vivere e campare se hanno il negozio chiuso. Cioè tutti questi problemi, magari io parlo da ignorantissimo, per carità, però cioè, create soldi nuovi se non ce ne sono, createli, dateli alle banche che li elargiranno a chi ha un lavoro giustamente legale e tutto. Cioè vi prego, non ci vuole tanto. In Germania hanno chiuso le scuole, lo so Annalisa, lo so, me l'hanno detto un sacco di amiche mie tedesche, anche mio fratello sta in Germania, mio nipote è ancora piccolo, ancora non va all'asilo, c'ha 1 anno e 4 mesi, quindi, 1 anno e 3 mesi, quindi, però, sai, veramente, non parliamo dell'Inghilterra addirittura, perché Boris Johnson mi fa veramente incavolare, lo dicevo l'altro giorno, pure in un commento dove c'era anche Mirko dell'Albero Nero Creazioni, cioè, quel tizio, prima di tutto, prima di presentarsi a delle riunioni, meeting così importanti, dovrebbe lavarsi i capelli e farsi un taglio decente. Poi forse può parlare. Magari potesse funzionare crearli. Certo, si creano alla zecca di Stato, c'è cioè il macchinario, l'abbiamo imparato anche dalla casa di carte. Soldi si creano, nascono, createli, dateli a chi servono in questo momento, perché sennò la terra fa a farsi fottere. L'unica cosa buona che ho notato in questi giorni è, ragazzi, un'aria pulitissima in città. Io abito in centro, proprio al centro di Napoli, e spesso comunque non riesco a vedere tipo il Vesuvio, ma lo vedo solo nelle giornate belle e chiare. Però, ragazzi, che figata! Cioè, si respira benissimo. Ciao Zoe! Ciao oggi ci sei! Ciao Violecri! No, lui è pazzo, ha detto che praticamente la gente deve abituarsi a perdere i propri cari. Ho capito, ma perché di perderli per un virus? Cioè, già abbiamo tanti cacchi e mazzi nel mondo. Ma dico io, ma che c'hanno nel cervello sti inglesi? Ma sono pure usciti dall'Europa, voglio proprio vedere come se la cavano. Noi bene o male, anche se non è, abbiamo ricevuto un aiuto dall'Europa, ieri sera ho visto il comunicato della tizia, lei non mi ricordo come si chiama, bellissima donna per carità. E ci hanno aiutato, dirà, l'Italia avrà tutti gli aiuti che merita, insomma, e meno male, direi. Esatto, cioè la testa, cioè, proprio in questo momento che c'era bisogno di fermare tutto perché il pianeta, eccetera, eccetera, sappiamo bene che sta andando tutto a scatafascio, in questo momento ci voleva. Quindi l'hanno fatta apposta, invece di chiudere le fabbriche petrolifere,
che fanno gli sticker contro Greta Thunberg, ragazzi. Cioè, gli sticker, ma di cattivissimo gusto, bruttissimi. Mentre lei viene, non fatemelo dire, perché c'è anche Viola. Cioè, non so se l'avete visti. Bruttissimo. Che ne so, vi, ti giuro, veramente. Parlo da ignorante, però. Dipende da qualsiasi cosa, ma basta veramente poco. Mettetevi d'accordo e cacciate sti soldi per il mondo che sta andando veramente a rotoli. Cioè, cancellate tutti i debiti, ricominciate da capo, fate qualcosa. Perché escono solo cretinate e baggianate, veramente. Per chissà quanto però le bollette dobbiamo pagare. Esatto, capito Ele? Io sono ferma col lavoro con tanti, come tanti di voi. L'evento al quale partecipo sempre, il più importante dell'anno, è annullato come tutti gli altri mercatini e comics. Esatto. Io in questo pensavo molto all'Albero Nero Creazioni, perché loro fanno mercatini di continuo, con tutta la mia stima, perché veramente ci vuole tanto coraggio a fare, perché come dicevo a loro in fiera, Miniatura Italia è una scelta di vita, vivere facendo mercatini, ragazzi, è una scelta di vita difficilissima e devi starci dietro continuamente. E loro sono bravissimi in questo, veramente sono eccezionali. Ok, facciamo un po' di. Sì, loro sono incredibili, ti giuro. Io già li adoravo, li seguivo su Facebook. Poi sono 2 anni che fanno il Miniature Italia. E da allora io non mi stacco più, vado a rompere sempre le scatole perché sono proprio sono dei personaggi incredibili. Non so se voi li avete mai visti in qualche fiera nelle vostre città, qualche Comic Con famoso, che ne so, il Comic Con, il Romix, quelle robe lì, il Lucca. Io quest'anno volevo proprio a fare il Lucca, cioè, ma dove vado? Che poi se sto tipo lavoro per un mese fisso sulla scrivania mi vengono i dolori e muoio un attimo. Ok, vediamo un pochettino come sono sti piedi. Vedo leggermente un po' più grande questo qui. Le dita vanno bene. Quindi questo qui lo andiamo un po' a ridurre di. Devo togliere un pezzettino qui sotto perché è un po' grande. No, non è tanto grande, sembra. Perché poi sarà seduto, avrà il suo. Vi faccio vedere te lo faccio vedere. Vado un po' più in alto, eh. Ok, perdonatemi se vedete un po' sfocato, adesso vi metto tutto a fuoco. È vero, Andrea li ha visti. Andrea li conosce, li ha visti dal vivo anche lui. Ok, vi faccio vedere l'armatura, che momentaneamente è questa. Sì, da questa esperienza dovrebbe sapere cosa fare senza indugi, dipendesse dalla sua nazione monetaria e uscire dall'Europa. Magari, ma non lo faremo mai. Allora, questa è l'armatura, sarà una trentina di centimetri, ma tenete conto che sarà così, le braccia saranno tagliate perché queste. Le lascio sempre un po' più lunghe per avere, diciamo, il margine di scarto di poterle ritagliare. Quindi immaginatevelo così, così, qui, ok? Poi avrà tutta la testa bombata piena di peli. Per chi non ha visto la pelliccia, la può vedere comunque su Instagram, l'ho fatta vedere in una foto. E la coda che sarà solo di pelliccia senza fil di ferro, le ali dietro, ragazzi, sarà un progetto lunghissimo. Io finché potrò ve lo farò vedere qui, poi finché non vorrete sentirmi bestemmiare mentre cucio, è meglio che non faccio più dirette in quel caso, direi. E poi le zampotte, niente, questa è. Ritorniamo giù, yuhu! Tipo montagne russe, vi faccio venire il mal di mare. Allora. Siamo a fuoco. Ok, siamo a fuoco. Tutto si può se le persone che ci governano, ragazzi, riescono a veramente a governarci bene. Tutto si può, sicuramente, zio Franco, assolutamente. Ok, messo un po' la telecamera più là, visto che non c'è nessuno che viene in diretta. Hanno una pagina FB, tutto c'hanno tutto, Mary Lee, cerca l'albero nero e su Instagram ritrovi anche tra i miei contatti le persone che seguo, insomma, sono una forza e sono bravi, 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 bravi. Tra l'altro, ragazzi, non riesco più a mettere la musica tipo di un album intero, cioè devo sentirmi per forza 4-5 canzoni, non lo so, boh. Ok, vediamo un po' meglio, direi sono abbastanza simili. Adesso vado a prendere le unghiette e le infiliamo in questo piedone, insomma. Vediamo, vediamo.
arrivo, eh. Gliela posso fa. Ma ho fatto le unghie giusto, mi servono 6 unghie, no? Un cuore, esatto. È il cuore, ragazzi, è veramente, sembra una favola, ma basta veramente il cuore di volere veramente la propria gente che sta bene, e non lo vogliono, ragazzi. Mi spiace dirlo, ma non lo vogliono. Oddio mio, ragazzi, ma è stupendo, guardate. Prendiamo. Ah, questo c'è un buco piccolino, avevo dimenticato di allargarlo un po'. Ok, poi sistemiamo. E una più piccolina che andrà qui. Sì, fatto in questo modo. Allora io faccio sempre così. Quando dovete fare delle zampe di bestie, cuoceteli prima, perché le infilate nella pasta cruda e sembrano veramente uscire dal corpo. Ciao Maria Conchiglia, non ti avevo proprio visto, perdonami. E andiamo leggermente ad appoggiare, tanto dopo si attaccheranno quando farò la prossima cottura. Tra l'altro qui poi nell'incavo dove c'è appunto l'uscita dell'unghia andremo a mettere un po' di pigmento, perché sarà ancora più realistico se ci fate caso. Adesso si vede, no? Guardate, è leggermente più rosato attorno all'unghia. Quindi noi basta che ci guardiamo anche un po' le unghie nostre e prendiamo esempio da questo. Ok. Andiamo a fare un po' di texture in questi punti qui, che era sparito visto che l'avevo toccato troppo. Qui non mi piace come è venuto, lo andiamo a ritoccare. Sulla fiducia. No, la cosa che mi sta piacendo tantissimo in questi giorni è vedo gente tipo che arriva il like, il dislike quasi subito, praticamente appena apre la live, senza sapere se magari può piacere quello che si vedrà, lo mettono così a fiducia, insomma, il dislike, e poi dopo un po' sparisce. Non lo so cosa succeda sinceramente, però è fantastico. Allora, un biprongo prossimo drago con extension e pelliccia, wow. Facciamo un drago bottana. E no, pago pegno. Perché devo pagare pegno per cosa? Mi sono perso, scusatemi. È vero, è l'Estella, hai ragione. La Cina ci sta aiutando, ragazzi. E io sono convinto che la Cina non c'entra un benemerito nulla con il virus. Ne sono sempre più convinto. Non so perché, ma tante cose stanno portando a pensarla in un'altra maniera. E sinceramente io comincio a pensarla diversamente. Purtroppo delle cose che sono accadute non sono andate giù all'America e hanno voluto punirci così, in questa maniera, ne sono più che sicuro. Ah, scusami Mary, non ti ho proprio vista. Ok. Vedremo se fare anche un polpaccio, un eventuale polpaccino che spunta da sotto la pelliccia, lo vedremo dopo. Esatto, anche io l'ho sempre pensata così. Perfetto, poggiamolo da questo lato qui. Adoro, adoro, adoro questo dragozzolo. Quando, vi ripeto, quando sarà terminato, sicuramente mi dirà il suo nome. Anzi, come ho sempre fatto, fare una bella stories dove tutti voi mi scriverete la storia del drago peloso. Il drago peloso, come Norberto, ragazzi. Norberto, dopo questo progetto ci sarà il progetto restyling di Norberto, e io spero di riuscire a farlo simile a com'è, insomma, perché voglio che sia uguale, non simile. Ma poi, ragazzi, ma vuoi vedere che la Cina mangiano veramente cose strane in Cina, la Cina profonda intendo, mangiano cose strane da sempre. Guarda caso, un pipistrello inghiottito da un serpente o il contrario, non mi ricordo cosa. E poi questo pipistrello, se vuole gli gira, può arrivare anche in Italia a mordere qualcuno o a morire qua e a infettare qualcuno, che cacchio ne so. La Cina ci dà l'Europa, ci deride, l'America manda militari per difendere l'Europa da chissà chi. Esatto, 3D Loms. Quando l'ho detto a questa cosa tutti quanti mi hanno preso in giro, ma è così secondo me.
Conta che secondo alcune persone, come hanno parlato fino adesso, dei cinesi non si metterebbero. Esatto, ragazzi. Sì, mi sta arrivando una videochiamata con Michela e zia. Non penso che si vogliono far vedere. Non penso proprio. Le sposto più su così non vedete la notifica che esce. Aspettate un attimo, tolgo un attimo la telecamera, rispondo e le dico che sono qui. No, aspetta, che cos'è? Che cos'è sta roba? Ok. Ciao Valerio, buonasera, benvenuto su Humor's Channel. Allora, silenzio un attimo, io sono in diretta sul canale, perciò non vi ho risposto. Volete salutare? Se vi volete far vedere, salutate in diretta un po' e parliamo un po' del coronavirus con tutti quanti. Sì, per me va bene, mi Guarda, Michela è molto felice in questo momento. tutti molto felici della E vabbè, ma verità. almeno ci aiutiamo, parliamo un pochettino. Ragazzi, vi presento mia zia e Michela. Oh, eccoci qua. Tanto loro stanno in chat che parlano, zia. Comunque, se vi vedono solamente, salutate. Sì, vi vedono, vedono. Ma tutte e due con gli occhiali. Amore, Michela, come stai? Male. Ragazzi, allora Michela è una ragazza molto, a parte che lavora come una turca e la apprezziamo e la stimiamo, lei però impazzisce per il lavoro, è vero? Non vuole mai uscire di casa. La lampira. La lampira, perché lei ama uscire. La furia umana, ragazzi, una ragazza. Una tsunami, ragazzi, una donna, una ragazza che io la amo, non posso fare niente, è bellissima. È piena. Parla in italiano, parlate in italiano perché non tutti vi capiscono, mi sa. Stanno scrivendo la pazzia sta prendendo anche voi, la reclusione fa male. Molto, e sto facendo i. Sto Sono facendo. abituata a stare a casa. Io, vabbè, pure io, guarda. Ecco. Io no, sono abituata ad avere vita sociale. E fanno il caffè, il cameriere, sto al bar, Chi è mamma? telefono. È E poi mamma? dopo che viene, pure chi ti fa il caffè, capito? Ma Ciao Maria no, Grazia! Vi stanno salutando tutti quanti. Oddio. Nina, ti voglio dire che non sei venuta in live. Adesso c'ho mia zia e Michela in live con me. Che c'è Nina che non è voluta venire perché stava prendendo il sole, poverina. Sì, Ninuzza. Comunque, vi salutano tutti sul qua. balcone, ovviamente. No, Nina c'ha il giardino, se ha voglia. Ma pure io ce l'ho. Michela, allora, con questa scollatura mi farai arrivare molti follower. Molto. Michela, con questa scollatura mi farà arrivare molti follower. Non ce la posso fare, ragazzi. Non ce la posso fare. Su questo canale ci sono solo draghi di solito. Non ci sono donne con le scollature. O al massimo. Sono sempre un fenomeno mitologico. Io mi faccio vedere un po' fuori. Sì, perché mia Non zia è che abita. stai facendo vedere il quartiere dei Paioli, no, però Sì, in genere il sabato qua ci sta sempre un po' di casino, di macchine. Però, certo. raga, io la differenza non la noto perché vivo in un paesino in cui è quarantena anche a 15 agosto. Quindi si può capire. L'unica differenza è che sono vincolata in casa perché Vincent Sennò viene Gluck ha fatto Vincenzo. l'operazione Esatto, viene Vincenzo De Luca e ti taccarea. Ragazzi, Vincenzo De Luca è il sindaco e il fatto presidente. tutte risate. Esatto.
Il presidente della regione che va girando strada per strada in macchina a sgridare la gente. Cioè, è fantastica Lo questa cosa. Lo sceriffo. chiamano lo sceriffo. Non ce la posso Dice dello fare. sceriffo. Ragazzi, domani piove, ma come dobbiamo fare? Ma meno male, almeno un motivo per stare chiusi in casa. No, ma in realtà. Dove sta? Vi ho perso, non vi vedo più. No, voi vi vedo. Ecco qua, ci siete. Quarantena perenne nel loro paese. Un sacco di gente con la quarantena perenne. Ma mi Certo. sto talmente abituando che se devo che vado a lavorare non ci voglio andare lo stesso. Aiuto. Zia, ma che... Cioè, ma sto parlando con quelle di te. Stavo decidendo, siccome che giustamente in questo periodo, fortunatamente c'avevo una tinta in casa, mi stavo decidendo di andarmi a fare una rinrescita che faccio schifo proprio. Zia, ma tu lo sai che tutte le signore al supermercato stamattina di quello parlavano, che stanno... Ma ha già avuto Fauchamp? Ma chi se l'è fatto mai? Volete di meno? Brava, hai capito bene. Io penso che quando usciremo da questo incubo saremo proprio l'incubo noi donne. Forza, brava. Regress, peeling of the cost. Senti, capisce niente, ragazzi. No. Almeno 6-7 kg in più. Sicuro. Ma Lo scusami, so. ma è lo stesso impasto? È lo stesso impasto di pizza? No, è diverso. Lo sapevo, mia mamma vuole tenere sempre ragione lei. No, Ciao, non Maria credo Rita. proprio. Perché gliel'ho detto io se mi faceva la cosa della pizza fritta. Dobbiamo chiedere al pizzaiolo che è molto più competente di noi. Esatto, Senti, ma io ho esatto. chiesto se faceva il tutorial sulla pizza fritta e l'ha fatto. Quindi l'ha fatto il Mary Lee, praticamente lo shampoo, nel parrucchiere. senso, non è che non se lo fanno mai, se lo fanno solo dal parrucchiere, anche 2 volte a settimana le persone qua sono abituate così. La gente chiede, ma come non si sono mai fatto lo shampoo? Certo. Non lo so, c'è Barbara D'Urso sicuramente. Cioè, Barbara D'Urso che fa la trasmissione insieme a me. Sì, l'hanno Sì, l'hanno fatto, fatto l'ho pure a visto Salerno. dietro. Ma lo voglio fare pure io, ma non so se qualcuno mi dà ascolto. Michela, tu mettiti fuori dal balcone, sbatti un po' con le pentole e vedi se qualcuno ti segue e cominciate a cantare. Ehi, sta che vuoi cantare? Ravanarello, vuoi ravanarello? Non ce la faccio. Cioè, a parte che penso. Ma Michela, penso che non, nessuno capirà quello che stai dicendo. Comunque, è fantastico tutto ciò. Mio. Comunque, ragazzi, secondo voi Michela dovrebbe aprirsi un canale YouTube in questi mesi che stiamo a casa? Un canale YouTube questo mese che stai a casa. Dove canti praticamente trapanarella. Anche volendo, non è male come idea. Tutto santo quando avessi stanco. Ecco. Io spero che non abbiano capito. Se io sono di Napoli. Pesante quando la patata è stanca. Per chi non capisce il dialetto. Mezzo, scusa, ci vuoi illustrare cosa stai facendo? Zia, allora, secondo te, aspetta, questo è quello che non ti piace, che fa impressione, vedi? Vedi, ce la faccio un po' alla IT. Telefono casa. Ecco. Nel mio quartiere solo una persona ha fatto gli applausi per il flash mob delle 12. Beh, cioè Umberto, no, tu che sei a
questi che stati uno di fronte all'altro schiantati proprio. Casa, come viene bello! Là viene Zia, non l'ha benissimo. fatto nessuno nel mio quartiere, tutti in silenzio a E vabbè, mezzogiorno. secondo me devi dare il via. Sì, dopo metto le casse fuori stasera, ya. No, vabbè, Questa veramente. live sta diventando troppo trash comunque. Ma perché c'è... Ah, c'è anche zio Enrico. E lasciare il segno. È vero, ci possiamo organizzare tutti tramite WhatsApp, ma io non ho il numero di WhatsApp del mio quartiere, raga, ma come faccio? Ma tu Cioè... basta che ti metti sul balcone a Luke E a e ti Lucco? seguono. E mi seguono? Tanto basta qualcuno che inizia. Dici tu, Ma vabbè, a tu Napoli è dove vivi facile. adesso? Ma io qua dietro non c'è nessuno. A chi cazzo mi segui? A Luke? Dai, su tu. Mi Io metto a fissare. muoio, Ti metti sul vicolo ragazzi. della strada con una padella in mano e sbatti la padella. Sì, e Bello. ti pigliano per Ti viene scemo. da pigliare perché dice che sei È pazzo, pazzo. secondo me. Oh, Riva, ma l'hai sentito il video di De Luca quando dice devono aprire i manicomi, devono aprire i manicomi? Sì, come non ci sei seduto. Ma secondo me dopo la quarantena l'hanno narrato vero. Sì. Madò. Oh, ma volete sapere una cosa? Stamattina ho Raccontaci. scritto, ragazzi, vi faccio vedere una persona, Anna, vieni qua. Mia sorella esce. Dove va? A Puttogana a fare lì. Ah, ecco. Ciao Anna. Comunque, stamattina, no? Io Raccontaci. stavo facendo i miei soliti mestieri, Di va bene? casa. A un certo punto mi chiama la signora di sopra e mi fa: Nana, corri, corri, c'è un'ambulanza sotto casa nostra. Oh mio Sì, Dio. ma non è dopo l'evento. Ti giuro, Umberto, mi sono cagata sotto. Comunque, praticamente c'era questa ambulanza sotto casa ed erano venuti proprio nel mio palazzo. Mio Dio. Comunque, quella signora piano di sopra che conosciamo noi, beh, non facciamo nomi, No, vabbè. infatti non fare nomi. Comunque, poverina, aveva avuto una colica renale. E c'è tanto di Dio mio, questi... tutti quanti scappanneggiavano, tutte parte. Chi se ne scappava da una parte e chi se ne scappava Ma un'altra. tanto poi Comunque, adesso non puoi stare... Non ti puoi sono andata permettere... alla psicosi. Ma non ti puoi permettere di stare male, sì, perché vai all'ospedale e si fa venire l'ambulanza alla fine. No, ma poverina, c'è venuta una colica renale. Cioè, dopo ti devo vedere Povera. un'ambulanza per buona parte, mo, capi? Goppo cuot l'acqua voluta. Non ce la faccio. Ma poi se goppa l'acqua che bolle, quindi si brucia ancora di più. Sto traducendo per chi non capisce. Allora stanno scrivendo, le amo già, falle venire più spesso in chat. Sì, per me non c'è problema, Ma sto zie. cazzo di me. Zia, basta che non dici troppe Tengo brutte parole, però. tablet in mano. Che cazzo stai Zia, facendo? basta che non dici troppe brutte parole, però. No, vabbè, che cazzo, mica una brutta parola. Insomma. Te ne vai, fortifica il concetto. Allora, io non so voi, ma io sto scendo pazzo. Michela, Però ragazzi, io sono tranquilla. io sto Vedi, da immaginando. quando hanno detto il momento di libertà, io esco di casa e non torno. No, io appena finisce tutto mi vado a fare un weekend fuori, ma di 3, 4, 5, 6 giorni, un weekend intero. Il problema è che io devo andare al lavoro. Lo so, amore. Capito? Cioè, io ho le mie ferie e me le sto facendo rinchiusa in casa dove non posso neanche scendere per andare a comprare una bottiglia d'acqua Tra perché l'altro, sono pazza. parliamo di questa cosa. Perché le aziende, cioè, prendono le ferie dai cristiani, poverini, che non vogliono sapere di questa cosa? Cioè. Purtroppo è la legge italiana che lo prevede, un bel. Ma veramente? Giuro. Che schifo. Finché lo Stato non decide lui di tutelarti, in questo momento deve per forza scalarti le ferie. E da un lato è anche meglio, perché se non ti scalano le ferie, ti possono anche assegnare assenza non retribuita, quindi va a finire che tu non prendi manco lo stipendio a fine mese. Che Il che bordello. a me non sembra comunque giusto per il semplice fatto che questo è un problema Extra, naturale. esatto, extra. Ecco, hai capito? Non c'entra niente né il centro commerciale, né il negozio, né il dipendente. Non c'entra niente nessuno perché ferma tutta l'Italia.
La bisbetica diabetica sta dicendo: che bello sentirvi parlare in dialetto. Quando ero in ospedale ero totalmente sola e in camera con me c'era una ragazza di quelle parti che mi ha fatto da mamma per tutta la degenza. Che dolcezza. Ciao Dai, io Simona. ti stavo leggendo su Facebook. Ecco, zia, tu Questi facci l'aggiornamento ora, ultim'ora, vai. no, no, stavo leggendo questi gruppi di quartiere di queste parti. Allora scrive una: scusate, ma anche da voi sento una forte puzza di merda. Mi metto il microfono più vicino, forse le... Zia, parlate... zona pastina, che sento? Non ho... Aperto le fognature per fare uscire pochi topi a passeggio, a pigliare poco d'aria. Può essere, può essere. Visto che non ci siamo noi, giustamente si fanno una passeggiatina pure loro. In tranquillità, Poveri eh? È topolini. Poveri bello però. topolini. Adesso le sentite meglio? Fatemi sentire perché ho messo il microfono più vicino al telefono. Madonna. Zia, dacci qualche notizia. Infatti sì, Onestamente, ragazzi, noi siamo... mi guardo allo specchio e dico che cesso che sono. Sono tutti i giorni che vedo il cesso. Ragazzi, andate a Sì, ma cercare poi questa Michela sopra cosa Instagram e mi ditemi se è un irrita cesso. assai, ultimamente. Oh, ma che proprio sta faccia, Dai! scusa, Enrico, vuoi fare il caffè? Enrico, vuoi fare il caffè? Vediamo. Sei Sei in quarantena! in quarantena? Spezzatino Ecco. con le patate vuole. Michela fa gli ordini, deve sapere mio zio cucina. Dopo che stiamo in libertà, la prima tappa che faccio da casa tua a mangiare. Ecco. Dai, perché se ne avete pensato poco, capito? Grazie Ciao a Dio si Sara. mangia sempre. Dovete sapere che io tengo una casa di 50 metri quadri, non è che tengo una casa il villone. 50 metri giù e 50 metri su. Quindi ci dobbiamo. Ah no, no, 50 metri tutto, veramente mi sta dicendo mio Ah, marito. ok. 50 metri tutto, quindi. Però siccome quel proverbio cooked No, straight, com'è? aspetta. Chi si cook per creatura se la volete trisciare? Ma no! Brava, hai ragione proprio. Liet street cook ta miezzo. Liet street cook ta miezzo. Ecco. Letto stretto, metti da ecco. Ecco, l'ha scritto anche Mary Ree, l'ha detto che se non gli veniva in mente. Io faccio un attimo il caffèuccia perché Ecco. mi manca Barbara D'Urso. Enricuccio, ciao zio. Ciao zio. Ragazzi, mio zio per la prima volta in diretta su YouTube. Anche io voglio un caffè in realtà, ma me lo farò dopo. Dopo la live me lo vado a fare. Ehi, amo. Barbarella me lo fa lei proprio in persona. No, na voglio. Mi porta il corona, mi porta. No, non lascia sta. Zia, perché non è colpa dei cinesi. Non è colpa dei cinesi. Esatto. Ma poi pure i ristoranti giapponesi non va la gente, non capisco il perché. Un tutorial, ragazzi, vogliono un tutorial su come si fa il caffè. Ivana,
È vero, ya, lo sa fare il Sono caffè. un'altra volta scofonata sul divano. Madonna, Che sono dobbiamo fare? vacata. Che dobbiamo fare? Cioè, ci stiamo tutti quanti scocciando, che palle. Cioè, comunque sto a casa, non è Lo che. so. Però sai, la mattina tra una spesa così, una cosa con l'io, Zia, ma a me mi cappuccina. manca andare a prendere il caffè al bar. Ivana, il fatto, sai qual è? Ti mando, non ti manca pure andare al bar di fronte a casa tua a prenderti un caffè, ti fa una chiacchiera e te ne dormi. Cacchio, quello è la colazione, tu lo sai proprio. Cioè, io per esempio, allora, la questa mattina. cosa ci serve per capire le vere cose della vita, capito? Apprezzerai le più piccole cose che hai. Come sei È filosofa? vero. Sì, ma perché ora non hai niente. Io ho i miei draghi sempre, però. Guarda la No, faccia. io in questi giorni ho conosciuto due persone, i miei figli. La pericena con le amiche manca, la pericena. Michela, tu le fai la pericena? Sì, però nessuno mi asseconda. Ho detto, raga, facciamoci lo spritz alle 6 del pomeriggio, ci incontriamo tutte, nessuno mi caga. Mamma, se stavo a Salerno venivo subito io tutte le sere, amo. Un bis. Dimmi. Ti ricordi che io a quest'ora ti mando sempre i messaggi sabato? Umberto, ma vieni È stasera? vero, è vero. Che tristezza, ragazzi. Ma la mia zia la vedo da aprile. Forse. Forse. Pure Qua io. sta situazione secondo me andrà avanti per un po'. Ma Umberto, a me la cosa che più mi preoccupa non è tanto il fatto di non scendere, di non andare a lavorare, o meglio anche. Ma un fatto proprio di crisi economica, come cazzo ci riprendiamo più qua? Sì, capisci? Cioè, è assurdo. È assurdo. Pensa che la maggior parte Però dei. si Dici. dice che dopo una grande crisi economica ci sta sempre una ripresa, Zia, se ci ragazzi, aiutano, come la sì. seconda Se guerra mondiale. ci aiutano, E sì. questi penso che una volta che sono stati chiusi tutti, tu una volta che esci, vai a mangiare, vai a ballare, devi a comprare i vestiti, compri scarpe, dai Ma devi tenere i impossibile. soldi però. E E perché se tu non sei in lavoriamo, come casa? cazzo ti rimbi sti soldi? Esatto. È quello il problema. camma fa. Madonna mia. Però mi sembra che con tutto questo problema che ci sta, le multe a casa arrivano sempre. Sì, Sì. vero, È sono arrivato. arrivata a me. Sì, me la multa. Brava. È Sono vero, partita per Elestè, una hai cosa di ragione, che cosmetica, costava palle. 100 euro. Ah, bene. Faccia mia. 74,50 euro Hanno mi sono spostato anche sentita il dietro la multa, me l'hanno comico, hanno fatta. spostato pure il comico, hanno E questo avevi spostato. fatto? ZTL, non l'avevo vista. Brava. Ah, zio Franco ha detto che lui sta in quarantena volontaria da sempre. Zio Franco è abituato. Zio Sta Franco sta in in mezzo Germania. alla Ciao, zio foresta. Franco! Ciao, zio Franco! Michela, saluta il zio Franco! Giada invece ha scritto: io sono asociale, così non patisco troppo. Io non manco è che io. sono il contro l'antisocial, io non è che sono il social, sono peggio. Sì, Umberto, stai su YouTube? sono live su YouTube, zia. Soffro che la gente mi guarda, mi manda il bacetto da lontano e non mi abbraccio, capito? A me non È mi interessa, io abbraccio tutti a bruttissimo. prescindere. È troppo brutto. L'ho visto l'altro giorno, prima che ci mettevano. Quando ancora il negozio da me era aperto, comunque andai al centro commerciale, non mi ricordo dove andai, che andai a comprare un attimo una cosa che mi serviva. Vidi sta ragazza che conosco, comunque a distanza, mi guardò e mi mandò il bacetto, ciao, te sto assegnando. Io proprio sono rimasta male perché mi Ma sono la cosa avvicinato. brutta è che noi italiani siamo abituati al contatto fisico, al saluto. Negli altri stati, Soprattutto noi del sud, soprattutto noi, beh. però bene o male, in generale c'è il bacetto, ciao frate, ciao sorella, le cose così. Ma se vai già in altri stati, non sono abituati al contatto fisico, in generale. Vabbè, ma noi siamo molto fisici, Siamo fisici animali proprio. carnali, sim sentimentale, perché noi sim meridionale. No, vabbè, Madonna non te la posso mia. fare. Okay, questo è un urlo di pazzia. Esatto. Sarebbe bello avere Umberto e Nino, il nostro comico sfigati del Sassari. Ragazzi, sarebbe bello fare un sacco di mercatini e fiere, ma un momento.
Siamo tutti fermi. Meno male che io in miniatura Sì, Italia me lo no. so fatto, giusto? Vogliamo fare tutti un urlo liberatorio? Eh beh. Aspetta! Aspetta al 3 almeno. Urliamo tutti. Dai, in chat pure scrivete un urlo in qualsiasi vocale o consonante voi vogliate. Io Marzo Channel, vedete, mia zia mi segue tanto che sa anche il mio nome. Io Marzo Channel, zia. È cretina. Come si cominciano a sputtere? Per gli amici, Tina? Michele è già pronto a urlare. Sì, lei ha già urlato anche abbastanza, direi. E certo. Perché? Ah. Esatto, ragazzi dell'albero nero, esatto. Megan Pork, ragazzi, tra poco avremo Megan Pork. Abbiamo la Megan Pork di Salerno. Allora, vediamo un po'. Ragazzi, forse ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, no, io sono proprio a Glibetti. Sei proprio a Ma dove cacchio Glibetti. si vede sto conto? Sì, come cacchio si vede? Ma la chat vuoi vedere? La chat c'è il tastino sopra, sotto al video, c'è un quadratino con una nuvoletta e un fumetto. C'è un fumetto. Tipo. Non so come Sono fa. cecata, raga. Non so come. Sta sotto al video proprio, zia. Facciamo una prova per vedere come sarà il draghetto. La zia ha trovato la chat, raga, finalmente. Mo te lo fa vedere zia, aspetta. Allora, no, devo mettere un po' a fuoco. Ok. Dimmi che, ma non mi vedo, io vedo solo una zampa. Come? Al lato, devi spostare un po' più a destra. Sposta un po' più a destra. Ah, ecco, mi sono vista. Ok, ragazzi, io oggi ho fatto il drago. Guardate quanto è bello. Guardate qua. Sarà stupendo, che ne so. So che non vi piace, non è il genere vostro, però. Mamma, certo che facciamo, proprio schifo. Vabbè, zia, tanto siete qui. Ehi, Barbara, portami il Ma caffèuccio, che sta facendo? Barbara! Che è sto bordello? Si sente solo casino. No, sta sciacquando il coso del caffè. Ma zia Enrico o Barbara D'Urso? Non ho capito. No, Barbara Ah, D'Urso. ok. Ma mi porta il caffèuccio. Qual è la sua simpaticona, guarda. Zia, gli puoi fare un'intervista a Zerrico e chiedere cosa pensa di Barbara D'Urso? Io sto morendo, ragazzi, oggi è bellissimo. Oggi è fantastico. Zerica è abituato, mio zio è sempre in casa, quindi è tranquillo. Comunque, ragazzi, il draghetto l'ho terminato, quindi direi che adesso. Grazie, bisbetica, grazie. Zia, allora, l'albero nero creation hanno scritto: Oddio, tua zia mi fa morire. No, zia, hanno detto tutti quanti che stanno tutti quanti così. Caffèuccio? Anche io, ho comprato tutti i dolci possibili e immaginabili. È vero. No, vi adorano tutti quanti, ragazzi. Quindi domani pomeriggio. No. Adriana se n'è andata, se l'è svignata. Certo.
Cioè, ragazzi, mia cugina è scappata. Non Ma dorme là? ce la Sì, posso deve fare. fare il weekend. No. Non ce la faccio, non ce la posso Ma mamma ha fare. mandato un video perché il suo ragazzo ha una stanza che c'ha la palestra. Ah, Stanno sì. facendo i pesi, stanno facendo palestra, tutti e Vabbè, due. l'importante è che non si muovono A da vedere, fa casa. qualcosa. Ma qua non la vuoi sopportare? Secondo me ha detto il suo ragazzo stamattina, ha detto, signora, comunque mi dovete pagare che io me la sono venuta a prendere. Dico, sì, ok. Vedi chi c'è, eh? Ciao Fabio, Guarda che ragazzi, siamo c'è qui mio nel cugino. proprio. Fabio, non dire Siamo cose su YouTube strane, sei su parlando. YouTube. Sei su YouTube. Ma Vogliamo l'action figure di tua zia, hanno detto. Zia, gli dice a Fabio che siamo in diretta, per favore, su YouTube. No, no, lo so, no, prima che lo dice. Prima che lo dice. Esatto, sì, e le pizze dovevano... Lasciamo stare che una rincrescita di 6 metri. I miei capelli viola blu sembra che stiano fluttuando nel nulla. No, povera Eli, povera. Niente, ragazzi, penso che la diretta la possiamo anche terminare qua oggi perché... ciao Fab. Vabbè, non la terminiamo la diretta, raga, non la terminiamo, non la terminiamo, prometto. Ragazzi, io muoio. La diretta più trash di sempre. No, vabbè, sì, per carità, ci sta. Ci vuole. Lasciamo stare che c'è una ricrescita di 6 metri, ha scritto Elisa. Hello, Tammy. Zia, ci sta... Esatto. No, perché poi lei, Elisa, c'ha i capelli viola. La pasta della pizza. Sì, Fabio Di Giovanni, ragazzi, andatela a seguire. Fabio Di Giovanni. No, no, non si chiama più Pizza Chef. Non si chiama più Pizza Chef. Non ce la faccio, ragazzi. Ragazzi, questa è la mia famiglia, ve lo voglio dire. Cioè, questo è quello che succede ogni domenica a casa di mia zia. Cioè, la fine proprio. Che è successo? Riconnessione in corso, Michele. Michele è caduta. Allora, ragazzi, devo trovare un pennello. Abbiate pazienza, ce la posso fare. Eccolo qua. L'ora di aria è Un'ora di questa. aria, zia. Sì, tu sei L'ora di aria. seduta sopra le scalette. Allora, vediamo se riesco a mettere un po' più Ci vicino a vorrebbe una farvi vedere come sigaretta, va. dipingo il cucciolo di drago. Devo metterli più vicini perché sennò non vedete nulla. Ok. Sì, zia, non ti ho mai vista così, giuro. È proprio strana così, con la ricrescita così. Ma sai che cos'è? Che io me la volevo fare, era un scoccio, capito? Non tengo voglia. Brava, Che te ne frega di Giannino! notare anche 5 giorni? Mamma Mi mia. rompo proprio le palle. Non tengo voglia proprio. Oh, ma la mia voce rimbomba qua dietro. Che paura. Ragazzi, mia zia abita a piano, Ma te a io, pia dopo abita a sei piano proprio terra, andata quindi è fuori normale, pure, può, sta senza proprio lì, rendermi non c'è conto che mi nessuno dove sento tutti abita. praticamente. No, qua non mi sento nessuno perché non c'è stato proprio nessuno praticamente. No, ma penso. Ho i palazzi attorno. Ma quella è la cosa più che manteneva viva questo piccolo quartiere, diciamo. Era il Perché ci bar. stava, perché ci stava il bar, capito? Ma essendo chiuso pure il bar, mi sembra proprio. Ma Ivan come fa? Lo va a riempire il distributore delle sigarette? No, ma lui apre. Il bar, il Apre perché lui fa tabacchi può tutto. aprire. Ah già, quelle tabacchi. Tabacchi e poi lui c'ha le cose online pure, capito? Quindi.
E la gente Questo va a è per le giocare, va a bollette, giocare le bollette. giusto? Ok. Ah, giusto, sì, va a giocare, va a pagare le Questa umbra bollette. là, questa è la... Ai tempi, Umberto se ne... Umberto, dove Ehi, sei andato? sto qua. Ah, no, prima stava scritto riconnessione. Ah, sì. Puoi mettere il cacao in polvere per la ricrescita dei capelli. Zia, cacao in polvere sulla ricrescita dei capelli, così odore di cioccolata. E l'ha scritto Giada, un'amica mia. Brava, mi hai dato un'idea. Sai come lo faccio? No, Dopo. vabbè, ho deciso. Adesso, dopo che chiudo qua, vado in bagno, mi faccio un poco Di questa cazzata tinta. di ricrescita perché faccio schifo. Avevo chiesto a mia figlia se me la voleva fare lei. No, quindi è Certo, andata. certamente, Scusa, ma Emilio. tanto che ti deve vedere, ma aspetta, te la permetti? No, ma mi dà fastidio proprio a me, capito? Ma, cioè, mi dà proprio... Lo so, non devo andare a nessuna parte, però Vabbè, personalmente sì, è più una cosa. ordinata. È vero. È brutto, sì, Mi fa perché schifo. Io già stai in casa mi sono fatta segregata. scrub e maschera naturale al viso. Davvero Lo bisbetica? scrub Come fatto con polvere di caffè, mai? olio e un po' di limone. Ah, e poi ho fatto la maschera con yogurt bianco e spremuta di limone. Raga, la pelle non è che liscia di più. Ragazzi, sentiamo i Poi c'è consigli. anche zanzare. Zia, non se ne Zanzare a sono. morire Zia, qua. non se ne sono mai andate le zanzare in realtà, perché qua stanno da dicembre, te lo voglio dire. Ma che palle. No, sono Uff. antipaticissime, sono quelle le zanzare indiane, tipo. Figurati, io ci manco che le poi capito, qua siamo pieni indiani, cinesi, giapponesi. I Quanti ne vuoi? virus di tutti i tipi. Mamma mia. Madonna mia, desolazione unica. No, Qualche veramente. insetto strano arriverà in estate, comunque aspettatevelo. Sicuro. Sì, ma facile proprio. Sicuramente. Sono 2020 proprio, sti cazzi, eh. Mamma mia, Vedo veramente. due umani, vedo due umani camminare. Vedo due esseri umani, vedo due esseri umani. Ragazzi, mi sto facendo una passeggiata nella mia traversina. Facci vedere, zia. A dire il vero, qua già siamo un poco desolati. Ah, c'è quel caseificio aperto. Cavolo. Ah, guardate. Ma il caseificio deve essere aperto, vende Sì. cibo, Ivana. Ma io so che i supermercati sabato stanno... No, Guardate zia, qua. Ho solo la domenica adesso è stato rifatto il fatto, solo domenica. Oh, bisbetica, capito, è guardate qua fatto. che Ah, ha fatto desolazione. riduzione gastrica, che figata. Com'è andata? C'è una ragazza che ha detto. Guardate, proprio... Una ragazza ha fatto la riduzione Boh. gastrica, ci sta raccontando la sua esperienza che non può mangiare la pizza. Insomma, raga, che ma fa? Ci ha Questa pigliato come vena. è la E vita. da Esatto. passare notate, si dice. Lo diceva Edoardo De Filippo. Antonio, Che dava su deve passare un mese, raga, in realtà. Ho appena fatto lezione gastrica, ok. Ho già letto il commento della bisbetica. faccio vedere il pizzaiolo che sta facendo le palline. Zia, Fa tutte facci vedere palline. qualcosa di cibo, che abbiamo Aspetta. fame. Entro. Io devo fare il momento sgranocchio. E non c'è Nina per Stai fare il facendo le momento. palline? Ecco qua. Oh, ragazzi, la bella pizza che fa mio cugino non ve la potete immaginare. Mi manca un sacco. Fai anche lo scrub con il succo di limone, miele, bicarbonato e zucchero di canna. La pelle è Non lo morbidissima lì. posso fare con il miele, perciò l'ho fatto col caffè. E perché il miele non lo puoi fare? Sono allergica. Ma veramente? Posso farmi una domanda, ragazzi? Ma tu che stai Al facendo? miele sul caffè mi uscirono delle bolle esagerate. Miele, senti, stai zitta, chiudi quella bocca. Ehi. Umberto, Ehi, che stai facendo? un drago secondo te? I lambi. I lampiri. Scusami, Michele, tu invece cosa stai facendo? Ascolto. Ascolta. No, ma hai problemi alla vista? Sì. Ah, no, perché mi sono stretti ridi? Oh, io ho fatto una domanda, che ho fatto di male? Oddio, ma che cos'è? Tutti! Ciao Ciao Anna! Bella! Diretta Ma non sul sei un canale po' YouTube di qualche Umberto. morto?
certo, eh. Ma non c'è tipo qualche emoticone con la scritta completo, no? No. No, non l'ho preparato, non era pronto, ragazzi, giuro. Ivana, ma ti vuoi riprendere tu e leva su Mozzana? Senti, parla in italiano, perché c'è gente che non è di del sud, capito? Ma finora hai parlato tu così, quindi mi adatto. Beh, non ero presente alla diretta. Nina, oggi non sei venuta in diretta. Guarda qui, c'ho tutta la mia famiglia, visto che stiamo lontani, diretta totale. Io non ce la faccio, ciao, ragazzi. Ivana. Ciao, amore. Che brutta fine che mi ha fatto, raga. Una brutta fine. Brutta fine. Io per andarmi a fare una passeggiata devo prendere un attimo il cane. Cioè, sta povero cane non sa più che pisciare, comunque. Il cane di mia zia è diventato il cane di tutto il palazzo. Cioè, sapendo che il 2020 avere un cane era una fortuna. È vero. Io tra poco metto il guinzaglio a Freya e la porto fuori. In effetti sì. È il gatto abituato a fare i bisogni furi. No, secondo me io sono l'unica fortunata che tengo questo spazio qua fuori, esco e faccio che voglio io, insomma. In effetti sì, Ivana. Non è che hai perso tanto la tua abitudine, poi in effetti. Brava, perché lo sai, no? Quindi... secondo me sono un po' fortunata. No, direi abbastanza. Nonostante sì. Dobbiamo vivere 4 persone e 25 metri quadri. Comunque, va bene lo stesso. Beh, ragazzi, è ci troppo bello. E quando siamo in, quando siamo in 12, in quei 25 metri quadri, alla fine. Vabbè, quando siamo 12-13 persone, facciamo. Siamo tutti quanti vicini vicini. Cioè, cosa più bella, veramente, ti giuro. Ivana, dimmi, amore, facci vedere un poco Fabio che cosa sta facendo. Ivanetti? Ah! Stiamo facendo le pizzette fritte stasera. Buone! Ho fame, non so più. Mamma mia, io mi vado a prendere un pacchetto. Nina, stai facendo il momento sgranocchio? Ma guarda, io violerei quasi questa sorta di arresti domiciliari per venire a mangiare a casa tua, Ivana. Brava, per me non ci stanno problemi. Non ti arrestano. No, ragazzi, non dovete dare il cattivo esempio. No. Ragazzi, non diamo il cattivo esempio. Fammi vedere. Sì, sono schifezze. Nutella, ma pure noi. La stessa cosa, zia, pure noi. Abbiamo comprato solo schifezze. No, vabbè. Ma se l'hai comprata Miriana, io non è che me ne mangio troppe, se devo dire la verità, non è che mi... No. Dobbiamo stare attenti a Don Enrico, che se non se la mangia tutta. Nina, sei pazza. Ah sì. Sì, perché per il diabete fa proprio bene, hanno detto. Sì, sì, infatti. Abbiamo trovato la cura. Raga, ma che mi fa? Cioè, i draghetti? Sì, amore. Sì, i draghetti. Mamma, li lascio qua. Lasciali là. Vabbè, io mi ritiro nelle mie stanze. Vai, Fabio. Zia, ma quella è bellissima. È bella, poi c'è la prossima stagione, quando è? Il mese ad aprile. Neanche in una giornata ho visto 14 episodi. Si vede che stiamo in reclusione. Brava, infatti. No, ma infatti io già me la so vista, infatti non vedo l'ora che esce pure quell'altra. Sembra stare reclusa almeno. Infatti. Infatti sì. Non l'hai vista tu, Michi? No. No, Michela. No, ti disconosciamo. Non sei a tipo che si applica troppe, capito? Che la Rucella Carina è brava, perché lo applica? Che ne devi mettere? Cioè, devi accendere il cervello, se no se non ce la faccio, ragazzi, non ce la faccio. Aiutatemi. Vabbè,
cos'è la balena nel giardino? Voglio sentire cos'è la balena nel giardino. Vabbè ragazzi, io voglio salutare tutti quanti perché salutiamo questa live, non ce la faccio più a stare seduto, mi fa male la schiena. Ci vediamo lunedì, sì. Michela, ecco le mie ospiti. Le mie ospiti qui in diretta. Salutiamo zia e... Sì, vi aspettano tutti quanti, oramai è... Ciao Anna, ciao Miki, ciao zietta. Ok ragazzi, abbiamo finito questa diretta. Cioè, io non ho parole di quello che è successo oggi. Veramente, non ho le parole per spiegarlo. Quindi, vi saluto, ci vediamo lunedì e spero di terminare il draghetto. Voi siete stati gentilissimi e spero di avervi strappato un sorriso e non avervi fatto pensare a tutto quello che sta succedendo. Vediamo lunedì chi ci sarà come ospite. Vediamo un pochettino, ci divertiamo un po'. È l'unica cosa che possiamo fare in questo momento. Grazie mille per essere stati con me. Mi raccomando, commentate il video dopo che lo vedete disponibile perché mi servono tantissimi commenti perché sennò sembra un video inutile. Tanti like, iscrivetevi al canale, ci vediamo prossimamente. Qua sotto vi ricordo che sono in vendita qui tutte le mie t-shirts e il mio merchandise. Ciao! Grazie, buon fine settimana anche se stiamo a casa. Ciao!